I progetti pilota rappresentano. Stessa fa intuire, mette in relazione gli stati di coscienza, quindi la psiche, con il sistema nervoso endocrino ed immunitario. Oggi abbiamo le prove certe che il sistema nervoso e il sistema immunitario dialogano e che allo stesso tempo il sistema nervoso e il sistema immunitario possono influenzare i nostri stati di coscienza. E quindi l'apnea costituisce il vero olismo terapeutico di questa epoca. E proprio per la complessità della materia dell'argomento, ci auguriamo che prestissimo ci siano anche delle scuole di specializzazione in Europa in questo senso, che proprio attualmente non ci sono, nonostante la mole di studi e di evidenze sperimentali sia in crescita Certo, esponenziale in questo ecco, dottoressa, senso. diciamo che i grandi sistemi di regolazione dell'organismo umano vengono sempre presi in esame individualmente, anche un po' settorialmente. La tecnologia moderna deve prendere sempre più in considerazione dei concetti di qualità e non solo di quantità. Quindi è molto chiaro, ad esempio, la pelle. La pelle è uno squisito esempio di interazione Sì. neuroimmunitaria e la maggior parte dei problemi della pelle, mi viene di citare questo nella fattispecie, sono legati proprio al distress del sistema neurovegetativo che attiva la risposta immunitaria cutanea. Ecco perché qualunque patologia infiammatoria della pelle andrebbe comunque compresa alla luce anche della distonia neurovegetativa che la sottende. Certo, ecco, parlando di molecole, il dialogo tra i grandi sistemi avviene attraverso molecole diverse tra Molecole, di loro, quindi che interagiscono anche in maniera diversa nei vari distretti. Un esempio illuminante è rappresentato dal molecola, celebre scoperta la verità, Levi Montalcini. Ecco, io vorrei approfondire questo aspetto, poi lei ha accennato anche al discorso della pelle, un'altra molecola importante, appunto, influenza il processo della cute. Allora, quanto è importante un'attenzione di questo tipo? Effettivamente poi la ricerca, comunque i vari sviluppi stanno portando anche a una metodica differenziata di approccio. Indubbiamente le modalità di comunicazione tra sistema nervoso e sistema immunitario sono molteplici, vanno dagli ormoni ai neurotrasmettitori, una classe di sostanze di più recente identificazione che è Sì. proprio quella delle citochine. E la sostanza in particolare scoperta dalla professoressa Rita Levi Montalcini nel growth factor è considerato uno dei principali modulatori della risposta immunitaria cutanea, ma non solo, perché quello che è evidente dalla psiconeuroimmunologia è che il tutto influenza tutto, cioè quello che pensavamo essere presente nel cervello fino a poco tempo fa, oggi l'abbiamo trovato nell'intestino e nello stomaco. Quindi questo sta a significare che c'è una comunicazione a vari livelli, a vari distretti e che va avanti costantemente, giorno e notte. E in particolare si sta molto studiando l'uso delle citochine, e Sì. ne avrà sentito forse Sì. parlare, nella modulazione della risposta immunitaria. Ci sono moltissimi studi in tal senso, moltissimi studi evidenziano anche il ruolo terapeutico della melatonina insieme alle citochine e poi sono molteplici i campi di ricerca che sono stati aperti dall'apnea. Ecco, io vorrei anche un po' risalire alle prove scientifiche, no, sulle quali si basa la PNEI. Seconda metà degli anni 80 è stata provata la versatilità di molte molecole, anche quindi l'esistenza di recettori per queste sostanze nelle cellule, nei vari sistemi. Quindi, insomma, abbiamo effettivamente numerose prove scientifiche in merito, no? Quindi non c'è Assolutamente. un linguaggio unico, ma è un Basti linguaggio pensare che che. la Bibbia della psiconeuroendocrinologia, che è proprio questo testo classico, Psychoneuroimmunology, solo 10 anni fa era un testo piccolo Adesso piccolo, oggi invece. sono due tomi Esatto. giganteschi che trattano proprio le varie branche della psiconeuroimmunologia. Ad esempio si parla anche di parodontologia psiconeuroimmunoendocrina. Mi volevo in qualche modo collegare, penso di farle cosa gradita, Al al spazio discorso che precedente, facevate prima sì. con il dottor Pandaro. Ed è molto interessante vedere quali siano i rapporti tra la parodontopatia e lo stress. Sì. Cioè è dimostrato che una situazione di stress cronico possa peggiorare l'evoluzione di una parodontopatia. E questo è assolutamente interessante, credo. Ma è anche, il processo può anche essere all'inverso, un Certo, aumentare esatto. uno strato, uno
stato di stress. Esatto, esatto. È vero che poi i circuiti si autoalimentano, esatto. Però un aspetto interessante evidenziato dalla psiconeuroimmunologia è proprio come condizioni di stress cronico che si accompagnino poi ad attivazioni ormonali di un certo tipo possano peggiorare un'eventuale evoluzione di una parodontopatia. Allora, questo è, l'aspetto dello stress è particolarmente importante, che proprio grazie agli studi sul sistema dello stress e sulla neurobiologia delle emozioni risulta chiaro che qualunque evento capace di suscitare emozioni intense e profonde scatena poi delle risposte somatiche, quindi sia a livello neurovegetativo, come per esempio tachicardia e altre reazioni, che anche immunitario e così via. Quindi è interessante analizzare quello che è l'anello di congiunzione, no, tra stato di coscienza e corpo, rappresentato proprio dal sistema neurovegetativo. Certo, in effetti lei ha messo il dito sulla piaga, nel senso che oggi si dà molta più importanza a chi vive l'evento stressante rispetto alla gravità dell'evento stressante stesso. E in realtà un evento stressante viene vissuto da ciascuno di noi in modo diverso. Ad alcuni non accadrà nulla, altri potranno ammalarsi invece in modo molto serio, ad esempio una delusione affettiva, un lutto, un trasferimento, una perdita, una situazione di mobbing. Diciamo che la psiconeuroimmunologia si occupa fondamentalmente dei sistemi dello stress, suddividendo gli stressori in due grandi gruppi che vengono definiti stressori cognitivi e stressori non cognitivi. Gli stressori cognitivi sono quelli legati alla nostra affettività, alle nostre attività quotidiane, al nostro ruolo esistenziale, allo scopo della nostra vita. Mentre invece gli stressori non cognitivi sono più che altro legati a pesticidi, chimici, sostanze anestesie, conservanti, coloranti, eccetera. Diciamo che un po' di stress fa bene e questo è il classico concetto di eustress, perché l'eustress è quel grado di attivazione fisiologica che consente al nostro organismo di funzionare bene. Il problema che è centrale nella psiconeuroimmunologia è quello di carico di stress. Se noi siamo troppo sovraccaricati di stress ci ammaleremo. Quindi lo scopo di una corretta terapia in chiave psiconeuroimmunoendocrina non è quella di eliminare lo stress, quanto piuttosto di ridurre il carico di stress. E allora, dottoressa, ci dobbiamo fermare per qualche minuto, ma riprenderemo tra breve questo discorso particolarmente interessante. A tra poco. Formazione. Che anche i miei colleghi le vogliono porre, però prima di iniziare e continuare ascoltiamo anche l'interattività. Francesco. Sì, allora urge, siamo in finale di puntata, quindi urge un riepilogo di quello che è stato detto oggi. Abbiamo parlato di patologie, da quelle più diffuse a quelle più pericolose, abbiamo continuato poi a parlare del problema cardiovascolare, di come la ricerca stia lavorando in tal senso, abbiamo poi proseguito il nostro viaggio continuando a dilagare tra i legami tra la psiche di sistemi immunitario ed endocrino, e la parola prevenzione è stato sicuramente il filo conduttore di tutta la nostra puntata, puntata che comunque proseguirà anche nel primo pomeriggio a partire dalle 12.30, perché continueremo a parlare di prevenzione, ma la prevenzione nella salute dei bambini dalla fase prenatale alla fase prescolare. Tutto questo per dire che sono stati tanti gli argomenti che abbiamo trattato oggi, e gli argomenti con approfondimenti e suggerimenti ci sono anche all'interno del nostro portale interattivo, dal portale interattivo di Reutro, uno strumento nuovo, innovativo, che vi permette quello di poter leggere la televisione, sì, non solamente ascoltarla e vederla, ma anche leggerla. Contemporaneamente a quanto viene dibattuto in studio, voi potete leggere i testi e gli approfondimenti riguardanti i vari argomenti che poi vengono dibattuti nell'arco della giornata nella programmazione di Reutile. Quindi il consiglio è quello di tenere sempre aperto il portale interattivo, da utile news a domande e risposte, a cosa fare per famiglia, salute, tante recensioni, tanti consigli, tanti suggerimenti. A te Sabina. Grazie Francesco. Allora, dottoressa, lo sviluppo della ricerca in questo campo consente anche di recuperare delle tradizioni mediche millenarie a torto definite non convenzionali o alternative da una medicina che a volte purtroppo presenta anche, specie nelle patologie croniche o psicosomatiche, delle lacune. Questo è importante perché vorrei allacciarmi anche sullo stato di confusione
confusione che a volte si crea. Certo. Ecco, e cercare quindi di definirne gli aspetti e anche le differenze sostanziali. Io la ringrazio di questa domanda perché mi sta particolarmente a cuore sottolineare che intanto noi siamo degli specialisti, abbiamo una regolare specializzazione. E a mio avviso un errore che è stato fatto negli ultimi anni è stato quello di far diventare delle discipline cosiddette non convenzionali delle specializzazioni, ovvero è assolutamente improprio a mio avviso pensare di fare gli omeopati, gli omotossicologi o gli agopuntori, perché in realtà qui noi non siamo alla ricerca di una tuttologia improponibile in questa epoca storica. Quello che noi invece vorremmo è formare degli specialisti che siano effettivamente in grado di offrire ai propri pazienti il maggior numero di opzioni terapeutiche disponibili. Quindi in questo senso, lungi da noi l'idea di fare guerre inutili e sterili polemiche su quelli che sono gli innegabili vantaggi della medicina tradizionale, soprattutto nelle patologie acute, ma chiederemmo ai nostri colleghi, specialisti anche loro, in qualche modo di pronunciarsi a favore di un vero olismo terapeutico, che altro non può che giovare alla salute della comunità nell'insieme e della nostra società. Quindi è ovvio che recuperare determinate tradizioni, io ho fatto la prima tesi sperimentale in agopuntura all'Università La Sapienza, ho fatto una tesi sul trattamento delle dismenorree, il mio relatore è stato Maurice Mussat e il professor Zichella, il professor Salmaggi, ricordo all'epoca, questa fu una tesi sperimentale che ebbe un grosso successo proprio perché lavorammo al trattamento di una patologia molto comune tra le donne, cioè quella dei dolori mestruali, la dismenorrea, proprio soltanto utilizzando gli aghi e ottenendo dei risultati molto interessanti. Tanto per aprire una breve parentesi, le patologie legate al ciclo mestruale affliggono la donna circa 200 giorni l'anno. Recentemente mi sono occupata in particolare del studio delle sindromi premestruali, ad esempio, momenti dell'anno in cui la donna ha una spiccata tendenza alle depressioni, alle alterazioni del tono dell'umore, una spiccata tendenza all'eccessiva assunzione di carboidrati, di zucchero, di cioccolato e tutto questo. Fenomeni che peggiorano soprattutto d'inverno, dove sappiamo essere in qualche modo diminuita la nostra serotonina nel cervello. Orbene, le terapie di tipo agopunturale, eventualmente integrate con terapie fitoterapie o prodotti omotossicologici, possono fornire una risposta veramente esaustiva ai problemi legati al ciclo mestruale, che in realtà affliggono poi la qualità di vita di moltissime donne. Certo. Per cui in questo senso che ben venga un olismo terapeutico. Certo, certo. Allora, dottoressa Cormia, sentiamo anche l'intervento del collega Adorno Corradini. Sì, Sabina, dottoressa, gastrite quando poi non diventa addirittura ulcera è sicuramente una patologia che affligge almeno il 50% degli italiani. Ecco, fino alla scoperta dell'Helicobacter, questo batterio famoso che sembra sia la causa dell'ulcera in particolare, si diceva che fosse lo stress la causa principale. Adesso invece, come dicevo, dopo questa scoperta si dice, perlomeno gli specialisti dicono che lo stress non c'entri proprio nulla. E allora volevo chiedere a lei, è d'accordo su questa analisi e comunque ci sono delle cure non convenzionali che possono essere sostituite ai classici antiacidi? Beh, la ringrazio, dottor Corradini, la sua domanda... La sua domanda mi invita a nozze, nel senso che la risposta è estremamente articolata. Dunque, voglio rifarmi agli studi di Seni, parliamo del 1936, questo famoso ricercatore che pubblicò su Nature in un articolo poi passato alla storia, la reazione che egli definì da stress e che era relativa all'interno.